I discorsi di Cristo degli ultimi giorni. Solo mettendo in pratica la verità ci si può liberare dei vincoli di un'indole corrotta. Cos'è l'ingresso nella vita? È quando, dopo aver compreso la verità, le persone arrivano a conoscere Dio, a sottomettersi a Lui, a riflettere sulla loro indole corrotta, conoscerla e liberarsene, e sono perciò in grado di mettere in pratica la verità. Quando è in grado di mettere in pratica la verità e di sottomettersi veramente a Dio, un individuo ha avuto accesso alla verità realtà. Coloro che sanno mettere in pratica la verità sono coloro che hanno accesso alla vita. Non appena la verità diventa la loro vita, non saranno più limitati da nessuna persona, evento o cosa. Saranno in grado di sottomettersi realmente a Dio, di amarlo e di adorarlo veramente. Ecco cosa significa possedere la verità realtà e la vera testimonianza. Questo è il risultato finale dell'ingresso nella vita. Se una persona crede in Dio da tanti anni, ma vive ancora secondo un'indole satanica, agendo secondo i propri desideri, senza pregare o cercare la verità, se crede da anni senza essere minimamente cambiata, e non è molto diversa da un non credente, una persona del genere non ha accesso alla vita, non ha ottenuto la verità e non ha guadagnato la vita. Se non hai ottenuto la verità, stai vivendo sotto il potere di Satana. Non riusciresti a sottometterti a Dio, ad amarlo, a praticare la verità o a essere forte nemmeno se lo desiderassi. Se non riesci a essere forte, in quale tipo di stato resterai intrappolato? Non sarai sempre intrappolato in uno stato di negatività? Sarai sempre condizionato dal tuo ambiente, con il timore di essere eliminato, la paura della disapprovazione di Dio, la paura di questo e di quello, mentre svolgi passivamente e con riluttanza un po' del tuo dovere e prepari qualche buona azione. In sostanza, verrai trascinato, spinto e guidato. E la parte di te che è attiva e propositiva sarà molto piccola. Per cui i risultati che otterrai svolgendo il tuo dovere saranno insoddisfacenti. Le persone così non sono mai in grado di donare il proprio cuore a Dio. E quindi sono limitate e vincolate da molti eventi, persone e cose, e sempre intrappolate in uno stato negativo. Ecco perché la loro vita è molto faticosa. Soffrono tanto e non riescono a trovare libertà e sollievo. Dopo un po', la loro forza di volontà non riesce più a sostenerle ed esse vivono ogni giorno in un'indole satanica, proprio come i non credenti. Questo tipo di fede in Dio può far sì che una persona ottenga la salvezza? Alcuni dicono: sono entusiasta, sono disposto a fare cose per Dio. Sono giovane, ho energia e determinazione e non ho paura delle difficoltà. Tutto questo serve a qualcosa? No. La tua energia è inutile, non importa quanta ne hai. Il poco vigore che ha una persona, per quanto tempo la può sostenere? Continuerà a fallire e a inciampare spesso e sarà paralizzata quando cade nella negatività. È inutile credere in Dio se non si comprende la verità o se non si ha vera fede. Se si ha solo entusiasmo o energia, non serve a niente. Queste cose non sono la vita,
sono solo l'entusiasmo e l'interesse momentanei di una persona. Le persone hanno un'indole corrotta. Che siano maschi o femmine, anziane o giovani, tutte provano brevi ondate di energia, un entusiasmo passeggero, impulsi passeggeri. Hanno tutte momenti in cui si sentono cariche, euforiche, ma quello è coraggio che nasce dall'irruenza e non dura. Le loro teorie, i loro ideali e i loro sogni crolleranno in un batter d'occhio e, senza la verità, le persone non potranno restare salde. Chi vive lasciandosi guidare dalla propria irruenza può svolgere bene il suo dovere? Può soddisfare Dio? No, non può. Quindi, le persone devono avere ingresso nella vita. Devono accedere alla verità realtà. Alcuni dicono: perché è così faticoso accedere alla verità realtà? Perché sono vincolato da così tante implicazioni? Cosa dovrei fare? Si può fare affidamento su se stessi per risolvere questo problema? Alcuni dicono: ho la forza di volontà e la determinazione. Non temo le difficoltà. Ormai ho deciso. Supererò ogni ostacolo. Affronterò queste sfide. Non ho paura di niente. Non importa quanto sarà dura, persisterò fino alla fine. Questo serve a qualcosa? In effetti, li può sostenere per un po', ma le loro difficoltà pratiche rimarranno comunque, e un'indole corrotta avrà ancora profonde radici in loro, e non sarà cambiata. Se persisti nel seguire Dio fino alla fine, ma non hai cambiato la tua indole di vita, né hai avuto accesso alla verità realtà, puoi ottenere l'approvazione di Dio? Non puoi, comunque. Credere in Dio non è questione di riuscire o meno a persistere fino alla fine. La chiave è se riesci o non riesci a ottenere la verità, la vita e l'approvazione di Dio. Questa è la cosa più importante. Se una persona non riesce ad accedere alla verità realtà, se non riesce a fare della verità la propria vita, la sua ondata di entusiasmo o di energia durerà a lungo? Non può durare. Le persone devono comprendere la verità e usare la verità al posto del loro entusiasmo o energia transitori. Quando ha eliminato la sua indole corrotta e possiede la fede e i principi per praticare la verità, la persona sarà in grado di perseverare senza vacillare, di continuare a provare nonostante tutte le battute d'arresto. Quali che siano gli ambienti, gli ostacoli o persino le tentazioni in cui si imbatterà, si affiderà sempre a Dio e guarderà a Lui per trionfare su Satana. Per ottenere questo risultato, devi venire spesso al cospetto di Dio, confidarti con Lui, raccontargli le tue difficoltà in preghiera e parlargli con sincerità. Inoltre, quando svolgi il tuo dovere nella realtà e durante la tua vita reale, devi ricercare come agire in modo da poter praticare la verità. Devi ricercare e condividere con persone che capiscono la verità, che hanno la capacità di comprenderla, e così facendo ottenere un po' di illuminazione e edificazione e trovare un percorso di pratica. Quando sarai in grado di praticare la verità, non avrai risolto il tuo problema? Se ti trattieni sempre e non condividi, dicendoti: forse un giorno la mia statura crescerà e comprenderò la verità in modo naturale, quindi non c'è bisogno che me ne occupi adesso. Questo è un pensiero vago,
irrealistico che probabilmente sarà causa di ritardi. Questo problema può essere risolto ricercando e condividendo con persone che comprendono la verità. Se possiedi comprensione e abilità, allora potrai anche risolvere il problema leggendo le parole di Dio. Perché non prendi sul serio la risoluzione di questo problema? Se non ricerchi la verità per risolverlo, il problema se ne andrà da solo? È un pensiero sciocco. Quando vi succede qualcosa ora, siete in grado di cercare la verità? Avete imparato in che modo cercare la verità? Oltre ad avere la padronanza di alcuni principi nel vostro campo professionale, siete in grado di cercare la verità quando si tratta del vostro stesso ingresso nella vita, di migliorare i vostri vari stati e cambiare la vostra indole corrotta? Se ti lamenti ancora quando vieni potato per aver fatto qualcosa che ha violato i principi, se ti senti ancora limitato per essere stato potato, e se arrivi al punto di arrenderti, pensando che verrai eliminato, e diventi negativo e batti la fiacca, allora la tua indole corrotta non è talmente gravosa da esserne soffocato? Quando si tratta di comprendere la verità, le persone hanno difficoltà troppo numerose e troppo grandi. Quando si trovano di fronte ai problemi, i loro lati negativi emergono troppo rapidamente e per troppo tempo, ed esse praticano la verità troppo lentamente e troppo poco. Quando si ritrovano in certi ambienti, o notano certe occhiate degli altri, o colgono certe parole che vengono pronunciate, o scoprono certi tipi di informazioni, si generano in loro cose negative, a prescindere dal momento e dal luogo. Sono rivelazioni naturali di un'indole corrotta. Questo cosa dimostra? Dimostra che non esiste alcun elemento della verità nella vita umana. Le cose non elaborate che le persone rivelano in modo naturale, sia che le pensi nella tua testa, sia che le pronunci con le tue labbra, o che siano qualcosa che intendi o hai in programma di fare, intenzionalmente o meno. Tutte queste cose sono correlate con la tua indole corrotta. Da dove si rivela l'indole corrotta? Si può dire con certezza che l'indole corrotta delle persone si rivela dalla loro natura satanica, che ne è la sorgente. Considerando le cose corrotte che le persone rivelano, è chiaro che le persone non hanno affatto la verità realtà, né una normale umanità, né una normale ragionevolezza. In questo stesso istante, potete analizzare voi stessi. Se fate attenzione e vi concentrate sulla riflessione su voi stessi, riuscirete a scoprire se i vostri intenti, pensieri e punti di vista sono giusti o no, e se sono conformi o no alla verità. In generale, sarete in grado di discernere un po' queste cose e di comprenderle. Allora, dopo essere arrivati a comprenderle, sarete in grado di ricercare la verità per trovare una soluzione? O lascerete che facciano il loro corso, pensando, voglio pensarla in questo modo. Pensarla in questo modo mi giova. Gli altri non hanno il diritto di interferire. Se non dico queste cose a voce alta, né agisco in base a esse, se le penso soltanto, non va bene? Non ci sono persone che fanno così? Questo di che cosa è la manifestazione? Chiaramente, sanno che pensarla in quel modo è sbagliato, ma non cercano la verità, non mettono da parte quei pensieri né vi si ribellano.
persistono nel pensare e agire in quel modo, senza preoccuparsi minimamente. Queste persone non amano la verità e non possono restare salde. Alcuni non assolvono un dovere e nessuno fa sul serio con loro. Queste persone pensano che, in quanto credenti in Dio, sia sufficiente leggere le sue parole, vivere una vita di chiesa ed essere soliti non fare brutte cose né agire in modo dissoluto come i non credenti. Pensano che forse alla fine riceveranno delle benedizioni e di essere in grado di sopravvivere. Nella loro fede in Dio si aggrappano a questo pio desiderio. In apparenza non commettono gravi errori, ma non hanno nessun ingresso nella vita, né hanno ottenuto alcuna verità realtà. Nel momento in cui qualcuno fa sul serio con loro, si rendono conto di essere piene di problemi e di difetti, e diventano negative, pensando: «È tutto finito, non è così? Credo in Dio da anni e non ci ho guadagnato niente. Sembra che credere in Dio non sia affatto facile». Diventano fredde e non sono più disposte a impegnarsi per la verità. Dopo un po' si sentono vuote e avvertono il bisogno di perseguire la verità per avere speranza. Quando iniziano a svolgere il loro dovere e gli altri fanno di nuovo sul serio con loro, finalmente sentono che è necessario possedere la verità, altrimenti è fin troppo facile commettere errori. Se non si persegue la verità, si continuerà a trasgredire e si verrà potati. Se ci si affida al proprio entusiasmo per fare le cose, anche in quel caso si verrà potati. Devo essere cauto in tutto. Non devo assolutamente parlare o agire in modo sconsiderato. Non è opportuno ficcare il naso nelle cose. Meglio essere un codardo che distinguersi. Pensano che questa pratica sia perfettamente appropriata, che nessuno possa evidenziarne alcun errore, ma hanno trascurato il punto più cruciale, e cioè che dovrebbero perseguire la verità. Non perseguono la verità né il loro ingresso nella vita, ed è questo il loro fatale difetto. Quando svolgono il loro dovere, le soddisfa il solo fatto di portare a termine il lavoro. Per finirlo, faticano dall'alba al tramonto e a volte sono talmente indaffarate che se saltano due pasti non ci fanno neanche caso. Possono davvero soffrire e pagare un prezzo, ma non hanno accesso alla vita. In ogni momento stanno in guardia contro gli altri per paura di commettere un errore e di essere potate. È giusto questo tipo di stato? Sono persone che perseguono la verità? Se svolgono il loro dovere in questo modo fino alla fine, saranno in grado di ottenere la verità o di accedere alla verità realtà? Non ci sono tante persone così tra voi? Non vi trovate spesso proprio in questo stato? Non state in allerta, col pensiero che il vostro è un brutto modo di agire, che state vivendo in uno stato negativo? Quando vi succede qualcosa, agite sempre da codardi, agite sempre da persone compiacenti, scendete sempre a un compromesso, prendete sempre la via di mezzo, non offendete mai nessuno, né ficcate il naso nelle cose e non vi spingete mai troppo oltre. In apparenza, state al vostro posto, vi attenete al vostro dovere, fate qualsiasi cosa vi si chieda di fare. Non state né in prima né in ultima linea e seguite la corrente. Ditemi, pensate che,
se persistete nello svolgere il vostro dovere in questo modo proprio fino alla fine, riuscirete a ottenere l'approvazione di Dio? Siete consapevoli che questo tipo di stato è alquanto pericoloso? Che non solo non riuscirete a essere perfezionati da Dio, ma che rischiate anche di offendere la sua indole? Un individuo così tiepido persegue la verità? È il tipo di persona che teme Dio ed evita il male? Una persona che vive in questo tipo di stato spesso manifesta i pensieri di chi vuole compiacere gli altri e non ha un cuore che teme Dio. Se un individuo prova orrore o si spaventa senza una buona ragione, il suo è un cuore che teme Dio? Pur concentrando tutte le proprie energie nel dovere, pur dimettendosi dal lavoro e rinunciando alla famiglia, se non dona il cuore a Dio e se sta in guardia contro Dio, il suo è un buono stato? È il normale stato con cui si accede alla verità realtà? Il futuro sviluppo di questo stato non è terrificante? Continuando in questo stato, si può ottenere la verità? Si può guadagnare la vita? Si può accedere alla verità realtà? Siete consapevoli di possederlo voi stessi? Quando ne diventate consapevoli, non vi chiedete: perché sto sempre in guardia contro Dio? Perché penso sempre così? Pensare in questo modo è terribile. È opporsi a Dio e rifiutare la verità. Stare in guardia contro Dio è lo stesso che resistergli? Stare in guardia contro Dio equivale a essere un ladro. Non si osa vivere nella luce. Si ha il timore di esporre il proprio volto demoniaco. E allo stesso tempo si prova terrore. Con Dio non si scherza. Può giudicare e castigare le persone in ogni momento e in ogni luogo. Se causi la rabbia di Dio, nei casi poco importanti, egli ti poterà, e nei casi gravi ti punirà, facendoti ammalare o soffrire. Sono cose che la gente non riesce a sopportare. Le persone non hanno forse questi malintesi? Questo è un cuore che teme Dio? Questo tipo di stato non è terribile? Quando le persone sono in questo stato, quando si guardano da Dio e hanno sempre questi pensieri, quando hanno sempre questo tipo di atteggiamento verso Dio, lo stanno forse trattando come Dio? Questa è fede in Dio? Quando credono in Dio in questo modo, quando non lo trattano come Dio, non è un problema? Come minimo, non accettano l'indole giusta di Dio, né il fatto della sua opera. Pensano: è vero che Dio è misericordioso e amorevole, ma va anche in ira. Quando la sua ira si abbatte su una persona, è disastroso. Egli può colpire a morte le persone in qualsiasi momento, distruggendo chiunque egli voglia. Non evocare l'ira di Dio. È vero che la sua maestà e la sua ira non permettono offesa. Bisogna tenersi a distanza da lui. Se una persona ha questo tipo di atteggiamento e queste idee, può venire pienamente e sinceramente al cospetto di Dio? Non può. Allora non c'è una distanza tra quella persona e Dio? Non ci sono troppe cose che li separano? Quali cose impediscono alle persone di venire al cospetto di Dio? Il loro futuro e il loro destino. La fama, il guadagno e il prestigio. Cos'altro? Quali cose fanno sì che le persone provino avversione nei confronti della verità, rifiutino la verità,
rifiutino la provvista di vita proveniente da Dio e la sua salvezza? Riflettete su questo. Quali parti delle persone impediscono loro di venire sinceramente davanti a Dio, di praticare la verità e di donare il corpo e il cuore a Dio affinché ne assuma il controllo e la sovranità? Quali cose fanno sì che le persone abbiano paura di Dio e che lo fraintendano? Le persone hanno un'indole corrotta, nonché filosofie sataniche e pensieri satanici. Sono ingannevoli, stanno in guardia contro Dio in ogni momento. Non si fidano di Lui e lo fraintendono. Quando è adulterata da tutte queste cose, una persona può veramente confidare in Dio? Può accettare le parole di Dio come la propria vita? Alcuni dicono: «Mi nutro delle parole di Dio ogni giorno. Quando le leggo ed esse mi commuovono, prego. Faccio tesoro delle parole di Dio in quanto sono verità. Le leggo ogni giorno. Prego spesso in silenzio e canto inni di lode a Dio». Sebbene questo tipo di vita spirituale sia buono, se queste persone fanno ancora affidamento sulle loro idee quando reagiscono alle cose che accadono loro, se non ricercano affatto la verità e nessuna delle dottrine che comprendono sortisce effetti su di loro, cosa sta succedendo? Che le persone non amano la verità. Affermano di fare tesoro delle parole di Dio, con le quali però non si confrontano e che non mettono in pratica. Questo è un gran problema, ed è poi molto difficile per loro accedere alla verità realtà. Non comprendono mai la verità, né hanno la minima conoscenza di Dio, quindi hanno di certo nozioni e malintesi su Dio. E c'è un muro tra loro e Dio. Tutti voi non l'avete sperimentato personalmente? Tu dici: «Non voglio stare in guardia contro Dio. Voglio veramente confidare in Lui. Ma quando mi succede qualcosa, non riesco a fare a meno di guardarmi da Lui. Voglio corazzarmi, separarmi da Dio e usare le filosofie sataniche per proteggermi. Cosa c'è di sbagliato in me?» Questo dimostra che le persone non hanno la verità, vivono ancora secondo filosofie sataniche e sono ancora controllate da Satana. È la patetica sembianza che hanno a causa della loro natura satanica. È difficile per loro mettere in pratica la verità. Non praticare la verità è la barriera principale all'ingresso nella vita. Se questo problema non viene risolto, è difficile per una persona donare il cuore a Dio, ottenere la sua opera o accedere alla verità realtà. Lo avete sperimentato tutti? Come si può risolvere questo problema? Dovete riflettere su voi stessi e cercare di conoscervi e capire cosa vi impedisce di praticare la verità. Risolvere questo problema è essenziale.